tu sei più dai bisogni fondamentali: sete, fame, stimoli tipo pipì, cacca. Cacca. Esatto. Bene fans, abbiamo mangiato due cracker, mezza barretta, che già la barretta in sé sono 20 grammi, mezza barretta sono 10 grammi a testa. Quella lì mi ha riempito in effetti. Batterie cambiate, andiamo giù verso l'Oberalp. Sarà un bel po' di strada, te lo dico. Mi sa che un po' facciamo anche autostrada perché altrimenti non arriviamo più. Ah, ok. Tu seguimi comunque che... Sì. Ci vuole così tanto? Non lo so, adesso non mi ha ancora aggiornato perché ho messo le tappe nel navigatore. Ho messo le tappe ma non essendo ancora passati da San Bernardino non mi dice ancora quanto manca alla prossima. Allora, possiamo fare un po' di statale fino a Tusis, che se ti ricordi era quella un po' nel bosco, che era carina. E dopo a un certo punto possiamo fare l'autostrada. Ok. Comunque lo dico per i fans che magari non hanno mai visto i video svizzero o che non sanno bene come funziona. Per andare in autostrada qua c'è un bollino che va comprato, costa 39 euro. Si appiccica in macchina sull'unotto anteriore. In moto si può mettere dove si vuole, basta che sia facilmente accessibile. Ce l'abbiamo messo tipo nel sottosella appiccicato. E praticamente potete andare in autostrada tutto l'anno con 39 euro. Quindi entriamo, usciamo dove ci pare, che tanto... Cioè l'abbiamo già pagata e quindi cioè non ci facciamo problemi entrare qua in autostrada, uscire là, tanto è già tutta pagata. Beh, 39 euro per tutto l'anno è una minchiata rispetto all'Italia. Anche perché se consideri esatto che tipo Milano Osta ne costa 30, 40 forse. Cioè se tipo da casa nostra Como andiamo ad Osta ci costa più di 40 euro. Solo andata, qua 39 euro tutto l'anno. Cioè in realtà vale da dicembre dell'anno prima a gennaio compreso dell'anno dopo, così ti hanno anche il tempo di comprare quella nuova. Cioè non è che scade il 31 dicembre, scade il 31 gennaio. Così tu hai tutto gennaio per andare a comprare quella nuova se non ce l'hai fatta a comprare a dicembre. Ma qua è un'altra mentalità qua. Salve. Se non la comprate comunque entrate in autostrada, se quello che vi ferma è bravo ve la fa solo pagare. Altrimenti vi fa 200 franchi di multa e in più ve la fa comprare, quindi conviene comprarla così vi risparmiate 200 franchi di multa. Cosa ne pensi? Beh, per 39 franchi o... No, mi sembra che 39 euro o 40 franchi. Vabbè, perché lei? Bisogna essere precisi. Ah, poi dicono, date informazioni inesatte. Ah, ecco. Quindi bisogna essere precisi. Adesso scendendo da questa parte del San Bernardino vedrai la base dove fanno le esercitazioni con i carri armati. Ecco, quella che mi ricordavo. Ma dice un'ora. Però bisogna capire se un'ora facendo tutta autostrada, immagino di sì che l'abbia calcolata così. Che in effetti un'ora potremmo anche fare tutta autostrada. Perché se non facciamo tutta autostrada com'è? Ma abbiamo fatto solo una volta il pezzo fino a Tusis mi sembra, per poi prendere la strada che saliva allo Julier Pass. E mi ricordo che era carina, passava un po' nel bosco, era una statale che non attraversava paesi. Quindi il limite era bene o male tutto 80, c'era qualche pezzettino a 60 perché c'erano dei ristoranti, cose così. Ma era una strada carina. Comunque adesso lo supera, te lo dico. Ok, sì. Comunque se ci permette di perdere meno tempo facciamo anche tutto la strada, no? Sì, ci sta. Mi sembra che proprio appena qua sotto alla fine del passo inizia la semi-autostrada con il limite 80 perché è una corsia e poi dopo dovrebbe diventare autostrada. Che bella temperatura. Sì. 19.
Sarei dovuta mettere la maglietta a maniche lunghe. Ma dai, con tutte le prese d'aria chiuse non ci credo che fa così freddo. No, ho freddo alle braccia però, perché sono cioè non c'è su niente sotto. Ma tu l'hai portata? Sì. Ah, ok, vabbè. Ma adesso scendiamo in autostrada, sicuro farà un po' più caldo. Vuoi precedermi per un po'? No. Ah no, vuoi stare dietro? Sì. Va bene, stai dietro. E però da qua non li vedi perché sei da questo lato qua. Cosa? La roba di dei carri armati. Sì che la vedi, più avanti, qua sei ancora in mezzo alla valle, devi scendere giù dall'altra parte. Ah. Ah no, anzi, forse no, forse... No, è lì dietro, hai ragione. Dobbiamo... Quando facciamo la prossima curva che andiamo in quel senso là, la vedi. Mm. Guarda qua com'è tutto bello verde. Sì. Qua mi sa che ha piovuto abbastanza anche, eh? Non c'è la crisi idrica. Beh, sicuro non ha nevicato tanto questo inverno, perché ormai la neve è sempre più una roba rara. Ecco, guarda da qua si vede. Ah, ecco, vedi? Vedi, c'è tutto il reticolato dove fanno avanti e indietro per fare le esercitazioni. Salve! E l'altra volta si vedevano anche i carri armati dall'alto. Ma poi ho chiesto a un ragazzo che lavora con me, che ha fatto il militare qua in Svizzera, e mi ha detto che sì, fanno le esercitazioni con i carri armati, cioè me l'ha confermato. Beh, ma la Svizzera non è mai entrata in guerra con nessuno. No, però il militare è ancora obbligatorio. Come obbligatorio? Sì, sì, è obbligatorio, devi farlo per forza. E madonna, quanto tempo? È un anno. Un anno? Sì. Ah, era una Bentley? Salve! Sì, era una Bentley Continental GTC. Figa! Ah, se ne ha. Comunque quelli non ha salutato nessuno, cos'erano targati? Non lo so, non ho visto. L'Italia. Allora dice, è che devo fare tutto il giorno a salutare la gente, eh. Comunque io vorrei trasferire. Salve! Salve! Dove vorresti trasferirti? Secondo me... sto bene dove... al confine. Così se abbiamo voglia possiamo venire qua a fare i passi. E se no, no. Siamo nell'anarchia italiana. Vedi, lì inizia l'autostrada. No, questo pezzo qua lo facciamo assolutamente, perché se no sono tutti paesi 50-60. E se ti ricordi, io ci provo ogni volta, però. Ti ricordi, sì, vuoi vedere? Che c'era una strettoia dove avevamo incrociato il pullman e hai detto: ma se qua lo incroci, che sei in macchina, il pullman cosa fai? Perché sento i grilli che suonano nella tua testa da qua. No, non mi ricordo. È strano. Flashback. Minchia, ma è stretta, eh? Ma è due corsie, siamo sicuri. E come fai a passare? Se quando incroci il pullman ti butti nella boscaglia. Ah. Anche perché immagino fosse senso unico, il pullman ci avrebbe suonato, quelli dietro non sarebbero anche loro nella nostra direzione. Beh, ma qua se trovi una macchina, buh. Qua è bello stretto, sì, eh. End of flashback. Tu sei più da bisogni fondamentali, sete, fame, stimoli tipo pipì, cacca. Cacca. Esatto. Ho fatto una cosa che non avrei dovuto fare, ma fa niente. L'hai superato? No, ma non c'è la segnaletica, quindi vuol dire che si può. Comunque San Bernardino a livello di paesaggio non delude mai. Anche se oggi c'è qualche nuvola in più, qualche grado in meno. Ha sempre ventilato. Beh, settimana scorsa però al posto di 19 ce n'erano 23-24, stava un po' meglio. Ah, praticamente sai qua dove ti ricongiungi? Ti ricongiungi l'autostrada da dove siamo usciti, che noi siamo usciti a Mesocco. Fossimo rimasti in autostrada, saremmo sbucati qua dal tunnel. Ah. Sì. Salve! Salve! Ma minimo che età deve avere un bambino per poterlo portare dietro in moto? Non lo so, sai.
Comunque vedi che da sta parte qua, cioè sì, è tenuta bene la strada, però non è che da tutte queste emozioni di curve, sono tutti tornanti abbastanza stretti. Sì. D'altra parte più emotion. Salve! 19 gradi persistenti, eh! Si sentono tutti. No, aspetta qua. Dobbiamo andare per Churtusis. Ok. Speravo facesse più caldo in valle invece. Bene fans, dato che prendiamo l'autostrada, vi aggiorneremo strada facendo se succede qualcosa, ma non penso che succederà niente. Spegniamo le GoPro e lasciamo accesa solo le Sony nel caso in cui ci siano eventi eclatanti da mostrarvi, altrimenti ci vediamo quando usciamo dall'autostrada. Spengo? Spegni la GoPro, spegni la GoPro. Ciao fans, siamo all'Oberal Pass, praticamente... Dai, smettila. Se no, spogliati. Spogliati? Spogliati, così facciamo più visualizzazioni. Col cazzo. Con quello non so quante visualizzazioni potremmo fare, però qualcuno in chat lo riceve. Tratto da una storia vera. Luna e Pisello in chat. Che schifo, non mandatemeli più.